Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino per la rivista Orizzonte Scuola e la rubrica Il Punto. Oggi ho come ospite Mila Spicola, che saluto. Ciao Mila. Sì, salve a tutti, salve a voi, vi ringrazio e saluto chi ci sta ascoltando online. Con Mila, che è insegnante e collabora anche con la testata giornalistica Huffington Post, tratteremo un tema molto attuale, che è quello delle competenze economiche e finanziarie. Ecco, Mila, io prendendo spunto da un tuo articolo sulla testata con la quale collabori, volevo capire con te meglio le tue idee, le tue opinioni e anche qualche indicazione per quanto riguarda questa tematica. Ma partiamo dalle 8 competenze chiave, giusto? Sì, allora, intanto chi ci ascolta, visto che sono colleghi, chi ci ascolta sa benissimo di quello di cui stiamo parlando, perché tutta la tematica competenze chiavi, didattica delle competenze, direttiva europea, insomma, gli ultimi 10-15 anni hanno fatto parte, fanno parte ormai della nostra quotidianità. Con tante alterne, diciamo, discussioni. Quello di cui parliamo oggi invece è, come dire, il tentativo di trasformare in positivo quello che di complesso abbiamo, cioè tante domande, tante richieste e tante necessità che magari noi possiamo assolvere cercando di capire dove stiamo. Allora, il tema è quello dei saperi economico e finanziari, saperi che sono necessari oggi per essere pienamente cittadini e rientrano in quella che, diciamo, grande cappello delle competenze chiave, un po' in saperi civici, no? Cittadinanza, e un po' in quella famosa voce autoimprenditorialità che io declino come capacità personali di saper gestire economicamente e finanziariamente i problemi della vita, quindi non una strumentalità al lavoro. Poi, per carità, qualunque cosa noi conosciamo è strumentale al lavoro, però fondamentalmente, visto che siamo noi all'interno della scuola, vediamo più il carattere formativo della persona e della competenza chiave per la cittadinanza. Ebbene, i saperi economici e finanziari, mentre prima, fino a qualche anno fa, fino a tanti anni fa, se ne poteva un po' fare a meno perché si era inquadrati e si viveva in una società tutto sommato molto più semplice. Oggi invece sono dei saperi necessari. Più volte, in comparazioni varie tra diversi paesi, il nostro paese risulta carente. Quindi c'è un dibattito sulla necessità dell'insegnamento delle materie economiche e finanziarie. Io devo dire, me ne occupo da parecchio. Noi sappiamo che abbiamo un gruppo di colleghi molto valido, che sono i colleghi di insegnanti di abilitati in materie giuridico-economiche, che da anni fanno una battaglia sull'insegnamento specifico. E Sì. devo dire, io sono in quella parte lì, perché oltre a, diciamo, la possibilità di fare esperienze sulle competenze trasversali, progetti, eccetera, eccetera, noi uno zoccolo di conoscenze, così come nella nostra tradizione, cioè avere uno zoccolo di conoscenze molto forte, è la peculiarità del nostro sistema di istruzione, in cui poi le competenze sono a servizio delle conoscenze e viceversa, le conoscenze diventano la base fondamentale, ineludibile, per cui, diciamo, possiamo sviluppare delle competenze. Per cui io sono dell'idea che uno zoccolo di didattica, di, come dire, un cappello, un piccolo, grande, insomma, non so come è possibile Sì. inserirlo, Perfetto, all'interno della programmazione curriculare di questi saperi è importante. perfetto. Sì, dimmi. Guarda, a proposito di questo, hai introdotto già un po' il tema
Ed il dibattito c'è stato in questi, specialmente negli ultimi 2 anni, a seguito della legge del 2019 sull'educazione civica, nella quale proprio espressamente all'articolo 2 si parla di questa materia che sviluppa la conoscenza, la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Quindi ecco, vedi che già il termine economico viene espressamente sottolineato dalla legge, però non in tutti i gradi scolastici e in tutti quanti gli indirizzi c'è l'obbligatorietà di questo insegnamento. Al di là dell'obbligatorietà, tutto quello che nella nostra scuola è discrezionale diventa passibile, appunto, che in alcune scuole si fa, in altre non si fa, in altre si fa bene, in altre non si fa altrettanto bene. Quindi, ma la necessità di avere conoscenza e comprensione di strutture economiche e giuridiche non è discrezionale, è richiesta. Cioè, noi la dobbiamo certificare. Quindi per questo io sono abbastanza, diciamo, perplessa su tutti gli insegnamenti trasversali che non abbiano però una sorta di cornice un po' più definita, perché se no tutto quello che è discrezionale viene scaricato come autonomia scolastica, diventa una sorta di deresponsabilizzazione. E noi non abbiamo una uniforme cornice di saperi che riguarda tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e alla fine i cittadini e le cittadine. Quindi questa è una cosa che noi dovremmo in qualche modo risolvere e farci pace, però in questo momento se ne sta parlando. Noi abbiamo in queste settimane una discussione nelle commissioni, nella Commissione Cultura della Camera proprio su alcuni progetti di legge, disegni di legge che riguardano l'educazione finanziaria, saperi economici, giuridici, chiamiamola come vogliamo, però c'è questa necessità. Finalmente il legislatore ha capito che comunque c'è un'esigenza, c'è una richiesta e in questo momento il sistema di istruzione non è ben organizzato per offrire, diciamo, soluzione a questa richiesta. Ci sono diversi disegni di legge, però al solito è fare nozze coi fichi secchi, perché nessuno di questi disegni di legge prevede un finanziamento specifico, quindi significa che all'interno del monte ore curricolare noi ci dobbiamo ritagliare al solito a pezzettini, a patchwork di coperta rattoppata, sia che fanno un insegnamento curricolare di 33 ore specifica, sia che è un insegnamento trasversale, eccetera, eccetera, è come se fosse ritagliato, ma non finanziato. Noi sappiamo bene che fine fa. Ovviamente Probabilmente. qualcuno mi dirà meglio di niente. Io dico, vabbè, meglio di niente, insomma, però diciamo, ne stiamo parlando adesso proprio perché se ne sta discutendo in questi giorni nella Commissione Cultura. Ma C'è il già un problema, relatore. Sì. scusami, però appunto il problema appunto credo che sia appunto finanziario, anche perché ci sarebbe da dover nominare, no? Nella materia specifica i docenti per tutti quanti i gradi di scuola, che però, ripeto, è un tema molto importante perché vediamo come la società moderna così attuale, così in rapida evoluzione, necessita di queste competenze. E quindi ben venga. Qualcuno propone addirittura anche, hai visto, la filosofia nella scuola primaria, quindi sono tutti argomenti molto, molto interessanti. E allora, ovviamente, noi parliamo sempre in maniera monca perché l'inserimento, la trasversalità, la cosa, diciamo, se messi all'insieme, all'interno di una discussione complessiva sull'organizzazione scolastica, sui nostri quadri orari e sul contratto del docente, avrebbe un'altra, diciamo, una visione più ampia. Ovviamente nessuno si azzarda a entrare in quel mondo, diciamo, molto magmatico, anche se tutti ne sentiamo la necessità di una discussione franca che riguardi una riorganizzazione dell'organizzazione scolastica, anche se molti ci dicono sì, ma con l'autonomia scolastica le scuole si possono auto-organizzare, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che poi alla fine
molto complesso per la rigidità dei contratti, dei quadri orari, dell'organizzazione, della flessibilità, ma fino a un certo punto, entro il 20% di flessibilità. Quindi parliamo di trasversalità, competenze, cose, però sempre da mettere, non si sa come, no? Sembra come se fossero quindi quelli che chiamiamo i sapori in cucina, no? Il prezzemolo, la cosa, ma in realtà la carne sta da un'altra parte. E allora, Ok. perché poi voi avete contattato me? Perché io ho scritto questo articolo anche in virtù di un'esperienza che sto facendo da qualche anno Ecco. con una ONG americana, quindi con un impegno di tipo, come dire, di impatto sociale e culturale. Questa ONG americana si occupa soprattutto di empowerment delle ragazze e delle bambine nel mondo. E hanno chiesto ad alcuni consulenti italiani, alcune consulenti, perché poi siamo tre consulenti donne, cosa potevamo fare in Italia, nel sud Italia, viste le condizioni, no, di dispersione scolastica, scarsa occupabilità, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto una bella indagine di qualche anno di numeri che comunque conosciamo bene, no, tra INVALSI, PISA, lavoro, Istat, eccetera, eccetera. Alla fine sappiamo che oltre ai dati contestuali, noi quello che possiamo fare noi dentro la scuola è quello di lavorare su alcune competenze e su alcune, diciamo, e sulla motivazione, soprattutto in certe aree. Però questo è stato lo spunto per ragionare, intanto per lavorare in un contenitore che ci desse un po' una libertà oraria, come dire, libera da altre cose. E quello è stato, ci siamo interrogati e abbiamo detto, perché non sfruttare i percorsi PCTO? Com'è andata come Sui esperienza? quali, sì, e sui quali c'è una grande discussione anche lì. I progetti di PCTO, anche quelli, sono delle ore obbligatorie, trasversali, collaterali, ma obbligatorie per tutti, in cui non c'è stata una definizione di una cornice unitaria. Attenzione, non un obbligo di farli così, li devi fare, ma quantomeno un'indicazione un po' più specifica del mando il ragazzo a fare un'esperienza fuori, bella, brutta, positiva, negativa, tutto quello che vogliamo, può essere bellissimo, come può essere non adeguata, quando non pericolosa, però senza una cornice sistemica. Parliamo di competenze trasversali, anche lì, diciamo, non cognitive, no? Problem solving, consapevolezza di sé, questo, quella. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito all'interno di un PCTO di due scuole di Napoli e di Palermo, Napoli Scampia e Palermo, un istituto alberghiero del sud di Palermo, quindi con un'utenza medio-bassa, Napoli molto problematica perché siamo a Scampia, e ci siamo interrogati su come costruire all'interno della scuola invece un'esperienza che in qualche modo ricostruisse quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè una base di saperi finanziari, saperi economici, ma proprio una base perché il ragazzo o la ragazza poi sanno che esistono e dove andarli a cercare, no? O approfondire con i docenti, anche perché loro hanno diritto ed economia a scuola. Una base di educazione digitale e un progetto concreto, cioè abbiamo chiesto loro, ovviamente guidati da partner e da associazioni che fanno questo, hanno costruito una piccola idea di startup, di impresa. È Ecco, stata quindi un'esperienza, sì. Mila, scusami, quindi per capire, visto che Sì. siamo in chiusura, com'è stata questa esperienza comunque positiva per quello che ti riguarda e per quello che riguarda le ragazze di questi quartieri? Allora, è stata molto positiva, nel senso che ovviamente il fine non era costruire l'impresa, ma il Certo. fine era ragionare didatticamente, perché, ripeto, noi dobbiamo tenere la barra ferma sui temi didattici, ragionare didatticamente sulle competenze trasversali, sulla motivazione e sul trasferimento di alcuni saperi e competenze di tipo digitale, economico e finanziario.
Quindi quello era l'obiettivo, non fare l'impresa o mandarli al lavoro. No, attraverso quell'idea lì, loro hanno sperimentato queste cose. Era un primo tentativo, eppure è riuscito. Cioè, noi in 6 mesi, queste 4 classi, anzi 5 classi tra Palermo e Napoli, già era un punto interrogativo se ci avrebbero seguito, se si fosse, che rimanevano sempre interessate, che partecipavano in maniera attiva. E alla fine ci sono riuscite. Non solo, ma alla fine avevano quegli elementi di base, perché ripeto, poi i saperi sono ben altra cosa, saperi di base con cui i docenti potranno lavorare e approfondire meglio durante l'orario curricolare. Quindi, ovviamente, noi parliamo di scuole che già hanno quegli insegnamenti, ma la stessa cosa può essere fatta in altre scuole. Questo che Emila, cosa no, significa? no, scusami, prego, prego, Questo concludi e cosa poi. significa? Che io dico scambiamo l'orario curricolare con il percorso PCTO? No, dico, visto che in questo momento noi non riusciamo a fare un insegnamento curricolare in questi saperi, che è la mia, diciamo, il mio desiderio, no? La mia posizione è quella. Io anche un anno solo, anche alcune ore l'anno, all'interno di tecnologia alle medie potrebbe esserci un settore delle linee di indirizzo della materia. D'accordo? Secondo me questi sono saperi che comunque devono farsi in orario curricolare perché sono saperi essenziali. Nel frattempo, però, noi cerchiamo di sperimentare e di lavorare e far lavorare i ragazzi e le ragazze in un ambiente didattico su queste discipline. Anche, diciamo, ragionando e facendole diventare competenze, cioè con esperienze, con piccoli progetti, con cose concrete. E noi abbiamo realizzato alla fine 8 idee di piccole idee di impresa a Palermo e 4 idee di impresa a Napoli, tutte con un argomento vicino ai ragazzi, fatto da loro. E chi ha fatto una cosa per i trasporti, per arrivare un'app per semplificare i trasporti dei ragazzi dalla provincia alla città, un'altra era sul riuso del cibo che andava male dentro l'istituto alberghiero e quindi con la collaborazione con la Caritas, e quindi tutte cose molto fattibili, molto vicino a loro e che però avevano concretamente la cosa di da dove comincio, che cos'è un bilancio, come faccio un'idea di impresa, che Esatto. cos'è la banca, cioè quei saperi finanziari quotidiani di cui loro sentono parlare che però in realtà non riescono a studiare. Ripeto, Mila. alcune scuole lo fanno, altre no. Mila, guarda, innanzitutto complimenti per il vostro progetto, per l'iniziativa e io mi auguro che questa vostra esperienza possa essere replicata, così come avete Sì, fatto voi, in tantissime l'idea era altre non quella di scuole, imporre, sì, non quella di perché lì. imporre una soluzione, ma di sperimentare, di offrire uno spunto di discussione, no? Per i colleghi e Perfetto, molto bene. Allora io ancora complimenti e mi congratulo con te e con le ragazze di queste classi. E ti ringrazio per la tua ringrazio disponibilità e ti auguro un voi, buon lavoro. grazie mille. Ciao.